In quel tempo, vedendo la folla attorno a sé, Gesù ordinò di passare all'altra riva. Allora uno scriba si avvicinò e gli disse: «Maestro, ti seguirò ovunque tu vada». Gli rispose Gesù: «Le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha ove posare il capo». E un altro dei suoi discepoli gli disse: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Ma Gesù gli rispose: «Seguimi e lascia che i morti seppelliscano i morti». Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo, carissimi fratelli, questo è il Vangelo di oggi, lunedì 27 di giugno 2022. In pratica è il Vangelo di ieri senza l'ultima parte. Senza quest'ultima parte che infatti è abbastanza evocativa. Però per chi crede realmente a quello che sono le parole che il nostro Signore dice, in pratica la chiamata arriva in un momento così estemporaneo, non ci sono tante riflessioni, oppure quando ti vengono a dire: no, devo fare un discernimento, devo mettermi lì, devo chiedere, devo pregare, devo entrare in una condizione mentale. No. Se noi veramente ci rifacciamo a tante testimonianze avute a Medjugorje, ci sono moltissime persone che vanno lì e hanno questa folgorazione, tornano indietro ed entrano in seminario. Ho sentito più casi in questi 43 anni di persone che realmente non solo si sono convertite, quindi i classici esempi in cui da semiateo diventa credente, no, ci sono persone che realmente vanno a Medjugorje nel giro di 448 tornano indietro e prendono la decisione di entrare in seminario. Questa è la chiamata del Regno di Dio, quando ci sono tante incertezze, titubanze, ci sono momenti lì sicuramente il Signore non viene, è un qualche cosa che veramente ti tocca l'anima, ti fulmina, è un momento in cui lo spirito entra, quando lo spirito entra non ci sono limiti o non ci sono dubbi. Gesù è lì dove c'è la fermezza, dove ci sono il dubbio, dove c'è l'incertezza, si sa che c'è il nemico. Quindi molte volte, anche quando noi magari troviamo persone che si sono volute consacrare con la migliore delle intenzioni, molte volte lì c'è solamente un momento umano di voler diventare così un sacerdote, ma non è un sacerdote che è in linea col Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Per il santo dimenticato di oggi la scelta ricade su San Sansone, un sacerdote. È vissuto intorno al 500 ed è morto intorno al 530. È un sacerdote che offrì ospitalità a molti poveri a Costantinopoli. Costruì anche un ospedale, spinto dall'imperatore Giustiniano, che aveva guarito dalla malattia. Quindi San Sansone è anche un taumaturgo, sicuramente un carismatico, colui che comunque ha dei doni. E che cosa possiamo chiedere oggi a San Sansone? Che possa veramente guarirci da tutte quelle malattie, che possono essere anche spirituali. Poi naturalmente se ci sono quelle corporali ben vengano. Quindi San Sansone, che sono 1500 anni che probabilmente non operi più, nessuno ti chiede più qualcosa, oggi noi siamo qui ad invocarti e a chiederti di operare in noi.